Eccoci con Francesco Fenec dell'omonima cantina che ha sede a Salina, parliamo delle isole, una delle 7 isole Eolie, quindi siamo in terra di Sicilia, che presenta la Malvasia delle Lipari. Ecco, ci spieghi un attimo le caratteristiche di questo vino. Buongiorno, io mi chiamo Fenec Francesco e vivo a Salina, sono un piccolo produttore di Malvasia delle Lipari, è un prodotto storico, la mia famiglia è da 3 generazioni che produce Malvasia a Salina ed è una Malvasia biologica, è una Malvasia fatta con tutti i crismi, cioè viene appassita al sole per 15 giorni, viene asciugata e ha 13 di alcol con 6-7 di zucchero, è un vino da meditazione definito, è un vino eccellente in cui si può abbinare anche della pasticceria, è un vino da dessert, da cantuccini, da peparelle siciliane, da cannoli siciliani, ecco. Oltre a questo tipo di vino, oltre alla Malvasia, ne produce altri tipi di vino nella sua azienda? Sì, produco una Malvasia secca biologica, che è la medesima uva, però vendemmiata in agosto, ed è un vino veramente che ha una rilevanza non indifferente. Il problema è che facendo questo mi manca quello dolce, è un vino d'eccellenza. Salina è, diciamo, la storia della Malvasia, la mia famiglia è di 3 generazioni, mio padre è stato uno dei precursori della Malvasia a Salina, ecco. Perché parlano della Malvasia associandola a Lipari e non a Salina? Ma abbiamo avuto una storia vituperata con Lipari, tant'è vero che si chiamano Isole Eolie e un tempo si chiamavano Isole delle Lipari, ma Salina si è distaccata da Lipari per un'autonomia perché ha avuto delle grosse complessità commerciali con Lipari, Lipari la voleva fare da padrone e a Salina sono sorti 3 comuni indipendentemente da Lipari, però quando hanno registrato la DOC della Malvasia l'hanno chiamata Malvasia delle Lipari, ma in realtà si faceva a Salina e qualcosina a Stromboli, non certamente a Lipari. Diciamo che non vi hanno fatto un favore. No, non è stata, ma c'era molta gelosia e individualismo tra Salina e Lipari storicamente, però molta gente ci ha lucrato sul Salina, ecco. Grazie e buona permanenza. Grazie.